Sono 30.543 i ricorsi pendenti presso il TAR Campania, oltre 4.000 in meno rispetto allo scorso anno, mentre il numero dei ricorsi presentati aumenta dell'8%. Dati che, secondo il presidente Cesare Mastrocola, possono rappresentare un segnale d'inizio del superamento della difficile situazione socio-economica, in considerazione dell'aggravamento della spesa per dare inizio al procedimento davanti al giudice amministrativo. Una situazione questa che è stata stigmatizzata dai relatori intervenuti perché complica fortemente l'accesso alla tutela da parte dei cittadini. E fra le novità dell'anno che inizia, una delle aspettative più elevate riguarda la rivoluzione del processo amministrativo digitale, che entrerà in vigore a regime il 1 luglio. Io credo che la dialettica tra istituzioni, il confronto nelle sedi giuste e anche il saper fare autocritiche e riconoscere errori quando ci sono provvedimenti giurisdizionali, così come è bello quando la magistratura al proprio interno sappia in alcuni momenti riconoscere i propri errori. Io sono appunto anche io molto preoccupato perché sfruttando magari qualche errore si cercano di eliminare istituzioni. Posso criticare un provvedimento della sovrintendenza, ma scendere in piazza per difendere le sovrintendenze. Posso criticare una sentenza del TAR, ma scendere in piazza per difendere la giustizia amministrativa. Posso e ho criticato anche personalmente decisioni della magistratura ordinaria, ma credo che non esiste Stato di diritto e Paese democratico senza l'indipendenza e l'autonomia della magistratura tutta che difenderò fin quando vivrò. E lo stesso può valere per qualsiasi altra istituzione, anche quando si tende a commissariare istituzioni magari che la pensano in modo diverso. Quindi io sono grato da sindaco di Napoli e da napoletano per tutto il lavoro che fate in condizioni di difficoltà e avete sempre il mio apprezzamento anche quelle volte in cui non condividerò alcune vostre decisioni. Buon lavoro e buon anno giudiziario.